Nell'ambito di Open Day, il progetto di promozione turistica voluto fortemente dalla presidenza della giunta regionale per far crescere la competitività dell'Abruzzo, domani sera il musicista e compositore serbo Goran Bregovic si esibirà alle 21 a titolo gratuito all'Arena del Mare di Pescara. Noi abbiamo notevoli punti di forza che riguardano la bravura della cucina, la bellezza delle nostre colline, delle nostre terre alte, la qualità anche dei nostri fiumi. Dobbiamo cucire questo accanto anche alla bellezza della nostra tradizione culturale. Cogliamo il linguaggio della musica come strumento per avvicinare, far sapere, per collocarci, per raggiungere migliaia di chilometri di distanza. Noi vogliamo essere immaginati, desiderati, riconosciuti e abbiamo chiesto per fare questo aiuto anche a Banca Intesa, la quale è una banca del territorio che subito ci ha detto di sì. Voglio ringraziare il Dipartimento Turismo della Regione che ha cucito tutti gli aspetti organizzativi e domani sarà una grande festa dove ciascuno libererà se stesso, la città di Pescara, l'Abruzzo, la bravura di questo artista poeta internazionale che riesce a mobilitare l'entusiasmo di tutte le persone presenti e farà parlare di sé secondo me in Europa. La regione non fa a meno del territorio, ma soprattutto non fa a meno dei testimonial del territorio che sono gli MC, che hanno elargito la loro posizione, hanno elargito la loro competenza sul territorio stesso per proporci dei progetti straordinari che avranno vita dal 26 di ottobre al 2 novembre. Di tutto un po', ma soprattutto del meglio di questa regione, e abbiamo avuto la condizione e l'occasione per selezionare quanto di meglio c'è su questo territorio per offrirlo al gusto e alla possibilità delle altre regioni che vorranno venire qui a conoscerci. A questo aggiungiamo che non siamo assolutamente ignari di quanto accaduto, per cui saremo presenti con la nostra solidarietà per raccogliere fondi durante il concerto di Goran Bregovic per le popolazioni vulnerate da questo terribile sisma.